Collovati Chiara Ferragna in difesa delle donne. Ma sbatte sempre sedere fronte ai seguaci. Caterina Collovati commenta le risposte Chiara Ferragna. Alle parole Andrea Gianbruno sui stupri Caivano e Palermo dall'altro giorno e accento grave spiegò qual è il problema dei women. Mette anche suo vizio tra l'elenco dei problemi. Curato da Sara Leonbruno Chiara Ferragni. Imprenditrice digitale e 29,5 milioni di follower influencer. Continua a parlarsi foto che interpreta blogger in costume e spalle. Mentre è in piscina. Per sollevare le controversie. Tuttavia, era il pensiero relativo all'immagine Speed MRS Ferragni che sbatteva continuamente anche sedere di fronte ai seguaci rappresenta un problema e un'ossessione compulsiva. E dall'altro giorno ha spiegato al mondo che è il problema delle donne. Mette anche il suo vizio tra l'elenco dei problemi. Il commento arriva dopo la risposta Ferragni ad Andrea alle dichiarazioni Gianbruno. Giornalista e compagna del primo ministro Giorgia Meloni. Sugli stupri Caivano e Palermo. In cui ha invitato i giovani a non bere fino a quando non si sono ubriachi per evitare essere incidenti in determinate situazioni. Il commento dopo le controversie su Gianbruno: se vai a ballare, hai tutto il diritto a ubriacarti. Ma se eviti ubriacarsi e perdere i sensi, forse eviti anche incorrere in determinati problemi perché il lupo lo trovi. Ha detto Andrea Gimabruno dopo i recenti eventi Chronicle, chi in Italia ha aperto una discussione sulla cultura dello stupro. A quel punto, Chiara Ferragni aveva risposto in modo decisivo, raccogliendo centinaia di utenti di supporto da utenti sui social media: non abbiamo problemi con i lupi, e nemmeno con buoni giganti, mostri, cani e vari bestie. Il nostro problema Ismen, come loro. Caterina Collovati in passato aveva anche criticato Fedez. Non è la prima volta che Caterina Collovati attacca la famiglia Lucia Ferragni. Negli ultimi mesi, in effetti, aveva anche criticato Fedez, rapper e marito 36 anni. Dopo alcune delle sue dichiarazioni su Mario Giordano per un presunta indagine sulle sue linee guida sessuali condotte dal programma Al di fuori del coro. Dopo il famoso bacio tra lui e il cantante Rosa. Durante la 73esima edizione Sanremo Festival. Questo è momento preciso in cui Fedez insulta male. Brutalmente Mario Giordano. Usa un linguaggio banale. Forse l'unico che conosce, ha detto giornalista in quell'occasione. Gettando la mischia della controversia anche Ferragna sua moglie. Tra l'onendio e l'altra. Ci insegna le donne dovrebbero sentirsi più sicure. Come sono gli odiatori corrente. Un peccato non cerca di civilizzare marito. Prima di spiegare al pubblico dovrebbe andare mondo.